3.000 studenti di 75 scuole medie superiori del Piemonte, seguiti da 133 insegnanti, si sono cimentati sui tre temi proposti quest'anno per la 30ª edizione del concorso Diventiamo cittadini europei, bandito dalla Consulta europea regionale. La maggior parte dei partecipanti arriva dalle scuole della provincia di Torino, 727 studenti, e da quelle della provincia di Cuneo, 509 studenti. Tutte le province hanno comunque preso parte al concorso. Il 9 maggio, festa dell'Europa, i vincitori verranno premiati nel corso di una cerimonia che si svolgerà al Salone del Libro di Torino. È scaduto il 14 febbraio il bando per il progetto di storia contemporanea 2013-2014 riservato agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado del Piemonte. Giunto alla 33ª edizione, quest'anno ha proposto come tracce i temi dell'8 settembre 1943 e della condizione della prigionia militare in tempo di guerra, delle violenze gratuite e sistematiche a cui vengono sottoposti i civili durante i conflitti e infine della Shoah e delle manifestazioni di razzismo e discriminazione. Avviato nel 1981, il progetto in oltre tre decenni ha coinvolto più di 40.000 studenti e circa 1.500 insegnanti.